Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus dedicato interamente alla politica, in particolar modo ad una figura che si sta affacciando sul panorama, quella di Elly Schlein, che si è candidata per le primarie del PD del prossimo marzo e che vuole diventare appunto segretaria del partito. Naturalmente non sarà l'unica candidata, insieme a lei anche l'ex ministra De Micheli e il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Una figura, insomma, nuova, che ha un compito che avrà probabilmente un compito molto difficile, molto complesso, quello di ricostruire un partito che ha perso un po', la sua anima, la sua, identità, come hanno dimostrato anche i risultati delle ultime elezioni politiche con il PD addirittura che non è riuscito a raggiungere la soglia del 20%. Cercheremo, insomma, di capire se Elly Schlein effettivamente è o non è la figura giusta, la nuova figura di riferimento, della sinistra, e, lo faremo con, un giornalista che, beh, insomma, la conosce bene. Si tratta di Andrea Ropa, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Andrea. Buongiorno, grazie a Buongiorno, te. ben trovato, grazie a te. Ecco, da più parti, insomma, all'interno del partito, ma anche all'esterno, si dice che Elly Schlein è la figura giusta al posto giusto, anche perché è molto diversa rispetto, diciamo, ai dirigenti storici che hanno portato un po' il PD alla rovina negli ultimi anni. Secondo te è il profilo adatto effettivamente così? Possiamo dire che Elly Schlein può essere la scelta azzeccata per il nuovo Partito Democratico? Potrebbe esserlo, ovviamente potrebbe esserlo. Quello che rilevo è che è una figura assolutamente complementare rispetto agli altri candidati, soprattutto al candidato principale che è Stefano Bonaccini. Personaggi che più diversi di così non potrebbero essere, quindi in qualche modo per gli iscritti del PD e per coloro che parteciperanno alle primarie l'offerta è assolutamente variegata, nel senso che insieme rappresentano un po' tutto. Tutte le posizioni possibili, non ci sono due posizioni più diverse, una è un usato, diciamo così, sicuro e l'altra invece è una figura complessa, una figura nuova, una figura femminista, ecologista, in qualche modo idealista, e quindi sono proprio due figure con delle distanze anche antropologiche molto, molto nette e che probabilmente si rivolgono a due parti molto diverse del partito e quindi, a mio modo di vedere, potrebbe interpretare l'anima di una parte importante di un partito che, come dicevi tu prima, è alla ricerca, di un'identità autonoma definita, di una credibilità, di un'autorevolezza che proviene da una serie di disavventure elettorali dovute forse all'eccessiva voglia di governare a tutti i costi, anche quando i voti non sono sufficienti, insomma, anche quando l'esito elettorale non è sufficientemente eloquente da questo punto di vista. Credo che sia una figura politicamente interessante, non c'è dubbio. Ecco, lei ha dichiarato proprio, insomma, nel suo discorso di candidatura alle primarie del PD di non voler creare un'ulteriore corrente all'interno del partito, come se non ce ne fossero abbastanza, ma appunto di voler diventare in realtà la segretaria di un partito nuovo e con una chiara identità, un'identità precisa, definita. Ecco, da dove si parte per ricostruire l'identità del PD? Perché mi sembra un compito in questo momento difficilissimo. Si parte dal ritrovare le radici della propria esperienza politica e ideologica. Il compito è di quello da fare tremare i polsi, perché la prima cosa che dice è dobbiamo eliminare le correnti, e questo sinceramente lo dice anche il candidato Bonaccini, ma le correnti in qualche modo all'interno del PD sono la cifra caratteristica di questo partito, che forse è l'ultimo rimasto nell'esperienza politica italiana, ancora ancorato a una specie di balena bianca dove all'interno ci sono diverse correnti, diverse posizioni e soprattutto, questo non è negativo naturalmente, che soprattutto rappresentano e identificano una democrazia interna al partito che è un valore importante per un partito che però appunto è ancora in qualche modo, da questo punto di vista, burocratizzato e ancorato a schemi legati al secolo passato. Quindi,
si parte evidentemente dal ritrovare la propria base, dal ritrovare le radici di questa esperienza politica, dal ritrovare le persone e i desideri, dal colpire di nuovo i desideri delle persone, cioè cercare di interpretare quello che è quelle che sono le persone di riferimento e quello che potrebbe essere l'elettorato del PD. A loro bisogna in qualche modo cercare di parlare con temi nuovi rispetto a quello che è l'esperienza classica della sinistra, con temi che in questo momento significano sostenibilità, significano ambiente, significano ecologia, significano una serie di altri valori e di altri sistemi che in qualche modo il PD nel corso degli ultimi anni ha fatto fatica a interpretare e che quindi evidentemente hanno assottigliato la sua base elettorale, che però tuttavia è ancora rispettabile. Cioè, questa è una partita assolutamente importante, perché stiamo parlando di cercare la leadership all'interno di quello che è il principale partito dell'opposizione, e noi tutti sappiamo che in una democrazia che funziona il ruolo dell'opposizione è importantissimo, e a volte è anche più importante di quello della maggioranza stessa. Quindi è necessario che il PD, al termine di questo suo lungo travaglio, non dimentichiamo mai che si sono mangiati 10 segretari in 15 anni, quindi parliamo di un travaglio che viene da lontano, di un travaglio importante. È importante altresì che il PD possa trovare un punto di equilibrio, una sintesi fra queste due figure così diverse, e soprattutto che possa diventare il perno dell'opposizione, che nel nostro paese è particolarmente importante, insomma ancora più importante di quanto non lo sia nelle democrazie anglosassoni, per dire. Qui l'opposizione, il ruolo dell'opposizione è assolutamente primario, anche perché lo abbiamo visto da Giorgia Meloni, non solo da lei, di solito l'opposizione nelle elezioni successive diventa maggioranza, quindi il ruolo del PD in questo momento è assolutamente fondamentale, deve a tutti i costi trovare una sua strada, modernizzandosi in qualche modo, aggiornandosi al nuovo millennio. Ecco, aggiornandosi al nuovo millennio, assolutamente cercando di intercettare, come dici tu, le esigenze poi degli elettori che hanno preso strade diverse, evidentemente non riconoscendosi più nella proposta politica, potrebbe essere, ecco, un comune denominatore per tornare appunto ad avere i voti, i vecchi voti che sono andati perduti, quello di sbandierare il famoso reddito di cittadinanza, che è stato in realtà la bandiera del Movimento 5 Stelle, appropriarsene un certo senso, perché ti chiedo, da qui in avanti la dicotomia politica sarà tra chi sostiene l'assistenzialismo e chi non lo sostiene, perché naturalmente il punto centrale in questo momento è la questione economica. Sì, certo, non sono sicuro però che il corso di andare a cercare, come dire, il tema bandiera del quale, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, si è assolutamente appropriato il Movimento 5 Stelle. Non sono sicuro che il successo del PD possa essere quello di andare a cercare o di sottrarre temi bandiera ad altre forze, forze che magari non nel caso del Movimento 5 Stelle, ma per esempio nel caso di Renzi prima o di Bersani, e addirittura hanno provocato delle scissioni all'interno del PD stesso, no? Posizioni differenti e divergenti che poi hanno portato questi esponenti ed ex segretari anche del partito a fondare dei propri movimenti politici. Quindi non credo che sia prendere a prestito dei temi da altri partiti o comunque cari a un'area di sinistra possa essere questo il punto di approdo del PD. Io credo che invece il PD debba costruire dei propri temi, debba costruire dei propri cavalli di battaglia, e ce ne sono tanti dei temi da cavalcare per poter in qualche modo rappresentare un elettorato che non è più un elettorato fatto semplicemente di lavoratori o di operai, che ormai in Italia ce ne sono rimasti davvero pochi, ma si tratta di interpretare una base attenta a tutta una serie di altri temi, fra i quali quelli che ho citato prima, e di rappresentare un'area molto più vasta, con interessi molto più vasti, compresi quelli dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, per esempio, che paiono appannaggio completo del centrodestra, ma che invece così non è. Quindi secondo me il PD deve trovare le strategie, le politiche, le parole per allargare la propria base, per andare incontro alle esigenze di una
di un'area che è molto più variegata e più frastagliata di quello che possa sembrare. Ecco, tu giustamente hai sottolineato, ci sono tanti temi in realtà su cui far perno, far presa. Beh, hai citato naturalmente, ecco, l'ecologia, l'attenzione per l'ambiente, l'immigrazione. Uno, ecco, dei temi bandiera invece storicamente del PD è quello dei diritti civili, e ricordiamo anche qui la Schlein è coinvolta in prima persona, perché anche ha fatto coming out in diretta televisiva nel 2020 da Daria Bignardi. Ecco, ma secondo te, appunto, in una situazione economica così complessa, con i cittadini che guardano soprattutto al portafoglio, c'è il rischio che l'attenzione verso, appunto, le tematiche dei diritti civili venga un po' meno? Beh, è un rischio teorico, certo. Il rischio che prevalga in qualche modo l'attenzione nei confronti degli interessi del portafoglio, soprattutto in momenti in cui di forte crisi, in cui c'è una recrudescenza, no, dei costi energetici e quant'altro, questa sicuramente ci può essere. Però, come dire, i piani, il piano economico, il piano iperpragmatico della propria tasca e il piano dei diritti civili devono essere in qualche modo tenuti separati, e si devono tenere solo in un momento successivo, evidentemente. Cioè, la figura di Schlein è una figura interessante, anche perché ha fatto parte da volontaria della campagna elettorale di Barack Obama. Sì. E nel suo passato ci sono appunto anche dei gesti, degli atti, dei fatti che la connotano come un personaggio attenta a determinati tipi di tematiche. E è chiaro che bisogna trovare un elemento di sintesi, bisogna trovare un linguaggio che possa contemperare l'attenzione ai diritti e a questi temi nuovi della sinistra moderna ed europea, e li possa tenere insieme in maniera più o meno armonica ai temi, appunto, più pragmatici e più legati a una situazione di crisi, o comunque a una situazione contingente che obbliga le persone anche a tenere conto di determinati elementi che sono più concreti rispetto a quello che è la difesa dei diritti di alcune minoranze, ai temi dell'immigrazione e ai temi, come dire, più generali, e a volte anche, abbiamo visto come è andato l'ultima COP27, a volte anche più famosi e più complessi, dell'ambientalismo e dell'ecologia. No, no, certo. E ecco, quando naturalmente si parla di Elly Schlein si parla di leadership al femminile, e qui è inevitabile anche fare un paragone naturalmente con la leader, insomma, per eccellenza in questo momento nel nostro paese, che è il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha appunto capacità di leadership, una estrema anche abilità dal punto di vista comunicativo. Io ti chiedo, ecco, Elly Schlein secondo te può reggere il confronto con Giorgia Meloni? Ha appunto le caratteristiche, le abilità dal punto di vista non solo politico ma anche comunicativo per diventare il nuovo faro della sinistra e quindi opporsi anche a questa donna così forte che invece rappresenta la destra italiana? A mio modo di vedere le caratteristiche ce le ha, sicuramente, anche perché rispetto alla figura di Giorgia Meloni è assolutamente complementare, è diversissima, non solo dal punto di vista del pensiero politico ma anche dal modo di esporlo, quindi sicuramente può diventare in un momento successivo, evidentemente, una volta che magari diventi leader del principale partito dell'opposizione, può rappresentare per Giorgia Meloni effettivamente un alter ego importante, soprattutto perché sono estremamente diverse anche nella cifra, anche e soprattutto nella cifra comunicativa. La figura di Schlein è una figura interessante, perché sostanzialmente è una figura di una passionaria borghese, per cui che proviene comunque da una famiglia borghese, e che invece porta avanti temi che sono sicuramente più a sinistra di quelli che invece sono i temi portati avanti per esempio dall'altro candidato alla segreteria, che invece è più moderato, è più pragmatico da questo punto di vista, anche alla luce di quella che è la sua esperienza amministrativa, e non a caso all'area attorno a Bonaccini si schierano i diversi sindaci, fra i quali appunto Nardella, fra i quali Gori, De Caro, che appunto per la loro esperienza amministrativa
come dire, intendono dare un carattere più, una caratteristica più, più pragmatica, di maggiore concretezza alla loro offerta politica rispetto a quanto non sia l'offerta politica di Schlein, che in questo momento è molto più idealista e molto più capace di attrarre delle istanze, diciamo così, nuove. Ecco, forse potrebbe anche diciamo, indirizzare così il suo appeal nei confronti della fascia più giovane della popolazione, perché diciamo che c'è anche un problema di ricambio generazionale. Il PD, insomma, non è riuscito a far breccia nella cosiddetta generazione Z. Invece, insomma, gli altri candidati, abbiamo visto anche Giorgia Meloni attraverso delle strategie comunicative come lo sbarco, insomma, sui social, cercare, insomma, di avvicinarsi a questo tipo di mondo. Magari, ecco, rispetto alla Meloni, Alice Schlein potrebbe far fruttare proprio questa sua dote, cioè quella di essere più vicina alle tematiche che vengono sentite particolarmente care dalla popolazione più giovane. Beh, in relazione all'altro maggiore candidato alla segreteria del PC, prima ti parlavo di distanze antropologiche che comprendono evidentemente anche l'età e quindi anche il pubblico al quale questi due diversi candidati si rivolgono. È fuori di discussione che da questo punto di vista una concorrenza maggiore alla Premier Meloni possa essere fatta da una giovane donna che comunque è più in grado di maneggiare determinati temi per porsi sul medesimo piano della Meloni. Da questo punto di vista Bonaccini è molto più si rivolge a un elettorato o comunque a un'area del centro-sinistra un po' più compassata, non solo dal punto di vista anagrafico ma anche dal punto di vista dei temi. Quindi, se la domanda è qual è il candidato migliore da parte del centro-sinistra, del PD in particolare, da contrapporre alla Premier Meloni, non c'è dubbio che la figura di Schlein è una figura che sia maggiormente in grado di dare figlio da tutto il vita, che possono essere in qualche modo venire messi in concorrenza, al di là delle idee politiche assolutamente differenti, però ci sono dei tratti che possono in qualche modo diventare oggetto di una dialettica molto interessante fra due giovani donne che si troverebbero in qualche modo a capo l'una dell'opposizione e l'altra di una maggioranza che guiderà il paese da qui ai prossimi 5 anni. Chiaro, ecco, insomma, ti convince di più come figura moderna, ecco, soprattutto in chiave futura. Invece, ecco, ti volevo proprio chiedere, perché abbiamo citato le strategie comunicative della Meloni, ecco, cosa ne pensi della sua ultima trovata, cioè quei famosi appunti di Giorgia, questa rubrica, diciamo così, che lei ha inaugurato su Facebook, dove spiega proprio, insomma, passo passo anche le mosse del governo, soprattutto in ambito economico. Ecco, che cosa ne pensi? Ti convince? Sinceramente non tanto. Si tratta di un episodio di disintermediazione che mi lascia piuttosto perplesso, nel senso che è un chiaro segnale, no, al fatto di potersi rivolgere in prima persona direttamente ai cittadini, scavalcando quella che è l'intermediazione tradizionale della stampa e dei giornalisti in maniera particolare, che osservando le prime conferenze stampa da Premier di Giorgia Meloni non mi pare che sia scattato un feeling naturale, diciamo così, fra lei e la maggior parte dei rappresentanti della stampa. Questo è evidentemente un modo per disintermediare, nel senso, cioè, di saltare quel passaggio che sta fra lei e i cittadini ai quali lei si rivolge, dicendo: non passiamo più attraverso i giornali e i giornalisti, ma parliamoci direttamente fra di noi, e l'idea di proporre una rubrica settimanale, o l'idea comunque di far accedere direttamente i cittadini ai suoi appunti, ai suoi desiderata in qualche modo, e a come pensa di risolvere i grandi problemi del paese, è un tentativo di scavalcare in qualche modo un ruolo che è quello dell'intermediazione, un ruolo, ruolo di coloro che sono in qualche modo chiamati a interpretare e a frapporsi, diciamo così, fra il messaggio della Premier e i cittadini che ricevono questo messaggio.
Ecco, sì, no, no, è chiaro, l'intento è proprio quello, insomma, di rivolgersi direttamente poi all'elettorato. Flash, proprio una sintesi sull'ultima domanda a proposito del governo Meloni e naturalmente ecco, della prima manovra finanziaria, un voto da parte tua. Ecco, secondo te, diciamo, le soluzioni proposte sono le soluzioni in realtà obbligate? Si poteva fare qualcosa di più, di meno? Sta deludendo rispetto alle mirabolanti promesse elettorali oppure no? No. Allora, un voto non sicuramente in termini numerici, però possiamo dire che il voto davvero stenta a raggiungere la sufficienza, a mio modo di vedere, però con una giustificazione, con quei mezzi a disposizione, parliamo di poco più di una trentina di miliardi, 21 dei quali finiti nel salvadanaio che serve per far pagare le bollette agli italiani da qua a marzo, quindi con quel poco che resta davvero si poteva fare non tanto di più di così. E in effetti sento parlare di temi tipo il tetto al contante, che mi paiono davvero lontani da quello che è il cuore del problema. Il cuore del problema è che questa è una manovra fatta con risorse scarsissime, in cui si è tentato di dare qualcosa a qualcuno, ma che ha evitato di fare delle scelte precise. Cioè, convogliamo tutte le risorse che abbiamo su alcuni punti e su quelli cerchiamo di incidere in maniera netta. Però non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che siamo di fronte a un governo che è in carica da poco più di un mese e che soprattutto ha un'eredità tale, vedi, il PNRR e le direttive dell'Europa, la situazione congiunturale nella quale ci troviamo di crisi, la crisi energetica, le bollette e quant'altro, cioè ha ereditato una situazione tale che non poteva fare tanto di più di così. Poteva magari fare qualcosa di diverso, appunto, convogliando quelle poche risorse che ci sono in due punti e scontentando tutti gli altri. Ma questa è una scelta, per quello che dico, sì, magari il giudizio è attorno alla sufficienza perché tanto più di così non poteva fare. Speriamo che invece magari l'anno prossimo, oppure nel corso del 2023, una volta che la situazione congiunturale sia un attimino più magari favorevole, si possono fare degli interventi anche in corsa, non solo la manovra del 2024, ma anche qualche intervento intermedio nel corso del 2023 in cui si possono affrontare dei temi importanti e si possa magari correggere leggermente la rotta. Eh sì, insomma, qua si è trattato soprattutto di tamponare la situazione, l'emergenza, soprattutto il caro bollette, perché lo hai sottolineato anche tu, di questi 35 miliardi 21 sono andati proprio a sostegno delle imprese e delle famiglie per superare questo momento particolarmente complesso. E dicevi del 2023, speriamo che la situazione migliori e che anche il governo abbia un margine di manovra superiore, perché in realtà gli analisti dicono tutto il contrario, cioè insomma che il pericolo della recessione non lo possiamo ancora lasciare alle spalle, anzi è uno spettro che si affaccia proprio sul nuovo anno, speriamo in bene. Io Andrea ti ringrazio moltissimo per questa analisi che ci hai fornito, naturalmente ti aspetto ancora sulle fonti per continuare a parlare insieme di materia politica, economica, di tutto quanto, grazie davvero. Grazie a voi, molto volentieri, buona giornata. Grazie, ringraziamo ancora Andrea Ropa.